Ma era fortissima, però sarà spaventata, secondo me. Da cosa non si è capito? Io la penso così. Lei sarà spaventata e voleva proteggere il suo bambino. Gesto estremo dopo l'incidente? Per lo spavento? Secondo me sì. Cioè, voleva o per le conseguenze di quell'incidente? Lei voleva proteggere il suo bambino, di sicuro. Ma da cosa? Non abbiamo capito. Dall'incidente che ha avuto, che poi non... Io non lo so. Per proteggere il suo bambino ha scavalcato un guardrail. Magari dice me lo portano via, chissà che cosa, perché ha toccato con la macchina. O magari è andata a Milazzo, perché anch'io mi sono sbagliato due volte sull'autostrada. Durante il periodo del Covid si è parlato che questa... Lei ha avuto problemi, sì. Si era messa a leggere la Bibbia. L'ha sentita in questo Sì, periodo. E poi io la mandavo a quel paese, perché io sono... Non sono, sono credente, ma sono ateo. Non vado in chiesa perché ci sono tanti ipocriti. Ma cosa vorrei dire? Vorrei dire che se c'è persone che hanno un cuore, di portare delle notizie buone, dice guarda ho visto il bambino, è stato preso o è stato sotterrato, tutto lì, almeno trovare il bambino in questo momento. Ci dicono un po' la verità di quello che è successo. Esatto. Farsi avanti. Anche quelli dove lei ha avuto l'incidente che non sono andati. Anche se lei è andata via, si corre dietro, dice, signora scusa, dove vai?